Teoria del gender, scienza o ideologia? Questa è la tematica che andiamo ad affrontare. E diciamo innanzitutto una definizione. Io partirò da un punto di vista che è quello dell'antropologia, secondo cui la persona umana è qualcosa che risponde a un principio di realtà. Mi rifarò a una definizione molto nobile di Boezio, per cui l'individuo è sostanza individuale di natura razionale, quindi capace di attività razionale, è sessuata, e non spenderei parole su questa evidenza, è relazionale, quindi approfondiremo il discorso che è proprio vero scientificamente che siamo esseri di relazione, è dotata di parola, sembra una cosa da nulla, ma oggi invece la partita si gioca sulla antilingua, cioè quindi su una perversione di quella che è la nostra potenzialità di comunicare attraverso la parola, ed è una persona capace di orientare le sue pulsioni secondo valori liberamente scelti, quindi dotata di libertà. La persona secondo il genere, quindi secondo questa ideologia di cui adesso andremo a vedere perché diciamo che è ideologia, è tutta un'altra cosa, è una macchina desiderante in cui il desiderio soggettivo e individuale è una pulsione che non è filtrata né dalla ragione ma neppure dal confronto col principio di realtà e con le conseguenze anche sociali, quindi della relazione che la persona stessa avrà con le altre persone. Il desiderio rappresenta l'epicentro di tutto. L'individuo che non è definibile secondo il gender è da tutelare e garantire con l'ausilio però di una legge impositiva e ci si rifà in questo senso a un richiamo continuo a presunti diritti umani senza però definire il fatto che cos'è l'umano, perché appunto l'individuo come tale non è definibile per il gender. E con l'ausilio della tecnoscienza che modificando l'apparato sia giuridico che il corpo, dico giuridico il corpo perché si pretende di applicare un criterio pseudoscientifico anche alla giurisprudenza, si cerca di liberare quindi questo individuo nei suoi desideri pulsionali dalle cosiddette costrizioni biologiche. Quindi c'è un primato del desiderio che deve poter realizzare tutto ciò che è tecnicamente fattibile. Questo è lo scenario, quindi il discorso che andremo ad affrontare ci domandiamo se rimaniamo ancorati a un'antropologia che è ancora ancorata al reale oppure se vogliamo accettiamo questa ideologia gender. Mi dicono di andare con calma, ma se non vado veloce non ce la faremo mai. Lo scenario attuale è quello per cui culturalmente è stata enunciata una liberalizzazione di che cosa? Di orientamento, vedremo cos'è l'orientamento, il ruolo, l'identità, sulla base appunto di questo sentire, di questo desiderio individuale. Per cui ci viene detto io sono ciò che sento o desidero essere, a prescindere dal biologico. La terminologia generica, diciamo questa neolingua, ci dice che noi siamo gender variance e che quelli in cui siamo immersi è una gender revolution, una queer revolution, a cui noi dovremo in qualche modo aderire e che dobbiamo assecondare. Lasciamo parlare loro per capire che cosa ci viene chiesto. Ci viene detto di aderire a questo, che il genere è la nuova frontiera, il luogo in cui ribellarsi, creare una nuova individualità e unicità, sfidare norme sociali vecchie, logore, antiquate, far impazzire a volte i genitori o altre figure che rappresentano l'autorità. Quindi questo concetto di ribellione è verso qualcosa che viene considerato ormai superato. E d'altra parte ci viene proposto questo concetto di gender variance intesa come adesione, apertura a questo concetto di fluidità di genere, cioè la capacità di diventare liberamente e consapevolmente di uno, di molti, di una serie infinita di generi per qualsiasi periodo di tempo e con qualsiasi rapidità di cambiamento. Dalle vostre volti un po' perplessi capisco che in effetti è difficile. Ora andremo a vedere anche cosa vuol dire queer. Facciamo un discorso diciamo progressivo, per progressione. Gender queer, secondo appunto gender o queer, queer è una parola inglese che diciamo inizialmente aveva un titolo dispregiativo, indicava con libertà parlando l'espressione frocio, quindi era un'espressione dispregiativa. Oggi è considerata affermativa, nel senso che raccoglie in sé un indistinto non essere straight, cioè non essere nella linea dritta, e in questo senso rappresenta l'indicibile dell'essere qualcosa rispetto al fatto che questo essere qualcosa fa riferimento unicamente al sentire soggettivo e individuale, senza che possa essere definito da altri, che non il soggetto stesso, che peraltro dichiara la sua incapacità a definire e a definirsi, perché non crede che la realtà e quindi neanche se stesso sia in qualche modo conoscibile. I generi quindi per il gender e per il queer sono una pura costruzione culturale. L'identità personale, quindi quella che viene chiamata identità di genere, è una opzione soggettiva a prescindere dal dato biologico. Maschio e femmina non esistono in quanto tali e soprattutto non esistono come normativi. E chi pensa che uomo e donna, maschio e femmina, siano normativi è lui malato di una cosa che loro chiamano paradigma eterosessista. Vedremo anche questa una nuova diciamo terminologia, una neolingua che però è quella in cui siamo immersi senza che noi sappiamo molto bene e sulla quale, con la quale si legifera.
tutto è linguaggio arbitrario e esercitato come modalità di controllo, e il linguaggio è performativo. Cosa significa il linguaggio performativo? Nella loro tipologia sarebbe una sorta di teatrino, quindi il linguaggio stesso è svincolato dall'aderenza alla realtà, e in questo suo essere svincolato in realtà ci si può giocare come si vuole, modificando o pretendendo in questo modo di modificare la realtà stessa. In conclusione, nulla per il genere è oggettivo e oggettivabile. Ora, è chiaro che è una situazione un po' paradossale, e abbiamo bisogno di capire allora questa terminologia come nasce. Nasce perché noi pensiamo che il termine sesso e genere siano equivalenti, e lo erano, e quindi l'identità di genere era una integrazione ordinata di tutti gli aspetti che costituiscono l'identità sessuata. Io chiamo identità sessuata l'identità per cui un essere umano, uomo o donna, ha una sua identità, ed è un'identità sessuata. Questo perché appunto è costituita da aspetti che sono biologici, che sono psicologici, che sono culturali e sociali, ma tutti profondamente imbricati tra di loro. Il problema è che dagli anni 50 genere non è più equivalente a sesso. Perché? Perché sono nati i generi Kinsey, vedremo adesso cosa significa. I generi Kinsey sono GBLT, quindi per chi non è addentro, G sta per gay, B sta per bisessuale, L sta per lesbico e T sta per transessuale. E l'identità di genere è una definizione appunto nata sempre negli anni 50 del secolo scorso, e si intende per identità di genere la percezione di sé, quindi esito di costruzione sessuale, come maschio o femmina, cioè ciò che io sento di essere rispetto al sesso biologico, all'identità di genere. Poi abbiamo il ruolo di genere, cioè è stato scorporato rispetto all'identità sessuata il concetto di ruolo di genere, che sarebbe la semplice manifestazione pubblica dell'identità di genere, quindi come io parlo, come agisco, come mi mostro, come mi vesto. E infine l'orientamento sessuale è stato ulteriormente differenziato da questa identità sessuata, che inizialmente era l'insieme di tutte queste cose, secondo la definizione di direzione del desiderio erotico, quindi rispetto alla non solo dicotomia dei sessi, quindi maschio che desidera un maschio che desidera una femmina, ma femmina che desidera una femmina che desidera un maschio, rispetto ai sessi, ma addirittura rispetto all'oggetto. Quindi l'oggetto può essere un oggetto, può essere un bambino, la pedofilia è un orientamento, una filia, un desiderio rivolto verso, può essere un animale, la zoofilia e così via. Quindi l'orientamento è semplicemente la direzione presa dal desiderio erotico. Alfred Kinsey, vi dicevo, è quello che ha introdotto la cosiddetta scala dei generi e ha preteso di ontologizzare, cioè di fare del comportamento sessuale una vera e propria definizione quasi dell'umano, per cui i generi, che non esistevano, erano semplicemente un comportamento, ma da lui in poi si è preteso che diventassero invece qualcosa di fondativo rispetto alla persona stessa. John Money è l'autore che invece appunto ha introdotto il concetto di identità di genere, ha introdotto questa pretesa che l'identità di genere fosse semplicemente una costruzione culturale, che quindi un bambino potesse essere educato come una femmina, perché appunto la sua identità di genere, quindi quello che lui si sarebbe sentito, avrebbe potuto essere femminile, semplicemente sulla base del fatto che l'identità di genere è costruzione culturale. La sua, teoria dell'identità di genere si basa su un falso storico clamoroso, che è il caso dei gemelli Reimer, che non possiamo dettagliare questa sera, ma vi invito, se potete, a leggere il resoconto di John Colapinto, originariamente scritto in inglese come As Nature Made Him, che racconta appunto la storia di questi gemelli maschi, di cui uno dei due è andato incontro a un problema di amputazione genitale, venne forzatamente educato come bambina, con esiti disastrosi, ma venne propagandato come invece felicemente educato come femmina, finché scoprì invece la sua vera natura maschile, pretese di ritornare dopo che erano state fatte anche delle amputazioni fisiche, oltre che appunto delle mutilazioni psicologiche educative al suo sesso di origine, morì suicida. La storia è questa però, che il gemello Reimer, o meglio il caso del gemello Reimer educato come una femmina, quindi Bruce che venne educato come Brenda finché non scoprì di essere invece un Bruce e volle ridiventare un David, quindi recuperando la sua identità vera, naturale, maschile, questo caso venne propagandato e venne contrabbandato, direi, come un felicemente riuscito, e passò sulle riviste scientifiche, passò nei libri di medicina, nei libri di pediatria, di endocrinologia, di psicologia, eccetera, eccetera, a supporto di questo concetto dell'identità di genere intesa come pura costruzione culturale.
Abbiamo altri due eventi molto importanti che hanno impattato rispetto alla, diciamo, nascita del gender. Fino a che la famiglia veniva considerata semplicemente come famiglia naturale, intendendo come l'unione tra una donna e un uomo che, senza essere sposati in chiesa, legati da un sacramento, semplicemente uomo e donna che si incontrano e nella relazione fisica, carnale, affettiva tra di loro generano una vita di cui si prendono cura, questa è la famiglia naturale. Quando invece abbiamo avuto due eventi specifici che sono stati la introduzione della pillola estroprogestinica, quindi della pillola anticoncezionale, e la introduzione della procreazione medicalmente assistita, con lo scisma di quella che era la procreazione legata alla sessualità, in senso duplice, quindi un sesso senza necessità, diciamo, di avere conseguenze procreative, e d'altra parte una procreazione senza la necessità del sesso, perché questa è la procreazione medicalmente assistita. Ecco che la, diciamo, visione della famiglia naturale ha potuto in qualche modo, nell'immaginario almeno di alcuni, deflagrare e permettere invece tutt'altro scenario, cioè uno scenario di tecnoscienza in cui sostanzialmente la parola padre, madre, figlio perdono completamente di significato, perché quello che conta è il concetto di bambino del desiderio, cioè un individuo, questo individuo che io posso creare in vitro perché appunto ho questa possibilità tecnoscientifica, permette in realtà di ipotizzare uno scenario familiare in cui non c'è più la famiglia naturale, ma c'è un progetto genitoriale, che vuol dire che un uomo da solo, un uomo insieme a un altro uomo, una donna con un'altra donna, un gruppo di persone, per esempio una famiglia dotata di molto denaro che deve collocare, diciamo, in termini ereditario, ma che non ha degli eredi, che in qualche modo decide di avere un progetto genitoriale, quindi commissiona il figlio del desiderio, il bambino del desiderio. Con questo, per dire che cosa? Quindi che c'è stata una dissoluzione resa possibile dalle, appunto, evento tecnoscientifico di quello che invece era un'evidenza fisica e, diciamo, esperienziale nella quale quasi tutti ci potevamo ritrovare. Per il gender, quindi, che ha fatto proprie istanze che sono di tipo culturale ma di tipo anche tecnico e scientifico, la famiglia naturale viene chiamata non più naturale ma tradizionale, qui c'è uno slittamento, cioè come se fosse un concetto di tradizione, non di natura, come lo è in vero, cioè natura è la natura non intesa le farfalline, ma è la natura dell'umano che ci dice che uomo, donna e vita sono la famiglia naturale. Oggi ci viene detto che invece uomo più donna uguale vita, quindi la famiglia naturale è una delle possibilità, perché appunto Love is Love, lo slogan di Obama, è l'amore, l'amore, quindi ciò che conta è l'affettività, il desiderio, la pulsionalità. E quindi la famiglia oggi è la famiglia sintetica, ma nella neolingua la parola sintetico evoca scenari, diciamo, sgradevoli, quindi meglio chiamarla famiglia arcobaleno, in cui prevale il desiderio soggettivo, a prescindere dal biologico, e si fugge, diciamo, dal matrimonio cosiddetto tradizionale, ribadisco cosiddetto tradizionale, laddove appunto la famiglia naturale, che vede nel matrimonio semplicemente il riconoscimento di un vincolo fondativo, non viene più considerata naturale ma viene considerata tradizionale, quindi anche un singolo animato dal suo desiderio è famiglia e con un diritto al figlio, e questo lo ritroviamo in letteratura divulgata come in Piccolo Uovo in tutti gli asili, laddove appunto ai bambini dell'asilo viene presentato come equivalente avere due papà pinguini, due mamme gattine, un papà singolo e così via rispetto alla famiglia. Quindi esistono due sessi, maschio e femmina, ma oggi si dice che esistono più generi, quindi GBLTQ, qui abbiamo detto più o meno che cos'è, ma non basta, perché in realtà potremmo andare molto avanti con le sigle. Oggi, se andate su Facebook, viene chiesto di identificarmi in uno dei 56 possibili generi, e ci sono appunto il genere intersexual, asexual, CVS, gender variance, eccetera. Io sarei una cisgender secondo questa definizione, cioè sono una donna che riconosce, sente di essere una donna, esprime pubblicamente un ruolo di genere femminile ed è attratta dai maschi, una variante ormai rara che viene chiamata cisgender. Io dico sono semplicemente chiara, no? Va bene. Qual è il problema? Che chi non è d'accordo con questo viene oggi accusato o viene sostanzialmente messo in una situazione psicologica di aggressione, cioè viene definito come malato o meglio colpevole, malato dal punto di vista, diciamo, della definizione pseudoscientifica e colpevole dal punto di vista legislativo. Questo è un po' il tentativo che viene fatto, attraverso che cosa? La definizione di omofobia, quindi omonegatività, transfobia, viene detto appunto che è affetto da paradigma eterosessista e comunque è un soggetto da rieducare oppure da epurare, quindi o ti rieduchi e quindi resetti il tuo pensiero
di questi argomenti oppure devi cambiare aria, ed è un po' quello che succede, e adesso vedremo casi molto concreti che peraltro conosciutissimi. Luca Volente poi ci parlerà del progetto di legge. Io vorrei solo sottolineare come il concetto di omofobia è un neologismo, che non è assolutamente una parola nuovissima, di derivazione psichiatrica, che però è privo di riscontri di parametri oggettivabili. Cioè, fobia in ambito psichiatrico significa paura, o meglio reazione spropositata e immotivata di fronte a uno stimolo che di per sé non ha una sua natura di pericolosità. Per cui l'aracnofobia, voi sapete, è la paura dei ragni, ma non del ragnottino piccolino che vedo, poverino, cercare di fare il suo filuzzo mentre scende dal lampadario e che non mi fa nulla, e per il quale se io ho una reazione di orripilazione, svengo, eccetera, eccetera, ho un'aracnofobia. Ma se io vedo una, non so come si chiamano quei ragnoni, una tarantola, insomma, una vedova nera, queste cose mortali, e in effetti orripilo, non ho un'aracnofobia, ho una legittima reazione di timore. Ok, etimologicamente è una terminologia assolutamente confusa e ambigua, perché significa paura di ciò che è uguale a me. Questa è l'etimologia della parola, ma viene utilizzata e ci viene detto che dobbiamo usarla come homo, sinonimo di omosessualità, per cui omofobia ci viene detto che dobbiamo pensare, che voglia dire paura immotivata per la persona omosessuale o per l'omosessualità in termini generali. Quindi ci viene sostanzialmente imposta una definizione ambigua, priva di ancoraggio sia etimologico che di realtà a un qualcosa di verificabile. E ci viene detto anche molto chiaramente che l'omofobia è tale quando viene percepita come tale. Quindi l'accusa di omofobia si basa sul fatto che io non ho dei criteri per dire quello è omofobo, oggettivabili, ma se io sento che lui mi pare omofobo, io posso accusarlo di omofobia. Quindi direi che è un ottimo cerotto per zittire opinioni contrarie al genere, vedremo il perché. E sulla proposta di legge Scalfarotto ci dirà tutto Luca Volontè. Vorrei ricordarvi solo però il caso Barilla, che in questo senso la dice lunga, c'è un caso casereccio, no? Lui, intervistato dalla Zanzara, si permette di dire che crede alla famiglia tradizionale, che quindi non avrebbe, così come idea, non mi sembrava che uno spot avrebbe potuto essere fatto con una cosiddetta famiglia gay, apriti cielo, omofobo, eccetera, eccetera. A livello mondiale una vera e propria richiesta di boicottaggio generale con richiesta di scuse, eccetera, eccetera, affinché appunto a fronte di quella che io chiamo pressione gendercratica, lui ha dovuto fare un pubblico mea culpa, assumere nella sua azienda gli esperti che a livello internazionale sono considerati, diciamo appunto, gli esperti nel gota gender, per garantire appunto il rispetto della diversità, l'integrazione di tutte queste forme GBLT, eccetera, eccetera, insomma, rieducati oppure ti epuro, e questo insomma è un po' il messaggio. Lui è uno, ma pensiamo al caso clamoroso di Ive, no? Del Firefox, fondatore di una grandissima multinazionale, insomma, di una situazione che a livello di mass mediatico ha un impatto pazzesco. La sua colpa è stata evidenziata come l'aver donato $1,000 per una associazione che promuoveva la difesa del matrimonio inteso come relazione stabile riconosciuta pubblicamente tra un uomo e una donna in California. Questo è stato considerato un qualcosa di assolutamente inaccettabile, perché cosa? Perché lui potesse svolgere un ruolo come amministratore delegato nella sua azienda, e quindi è stato costretto sostanzialmente alla dimissione. Per dire che quindi Barilla o ancora casi molto più clamorosi ci indicano che forse c'è qualcosa di diverso dalla omofobia, c'è proprio una gendercrazia che controlla ciò che viene e può essere detto o non detto. Allora, il perché, diciamo, che perché mi permetto di proporvi questa lettura, cioè che effettivamente il gender è un'ideologia? Perché l'identità sessuata, a livello proprio direi di evidenza scientifica, è assolutamente il risultato del fattore biologico, psicologico, psichico e culturale profondamente e completamente imbricato uno con l'altro. Quindi non esiste un io astratto che non sia biologico, psichico e culturale. E quindi questa pretesa invece di separare queste dimensioni, facendone prevalere una sull'altra, demolendone una, quella culturale, enfatizzando quella pulsionale psichica e in qualche modo pretendendo di prescindere dal biologico, esercita invece una frattura arbitraria di quella che è un'esperienza concreta di realtà, per cui l'io è natura e cultura. E in questo senso vi ricordo che sulla scientificità del sesso biologico c'è poco da discutere, cioè noi siamo biologicamente sessuati, intesi come portatori di un tratto per cui uomo e donna sono esattamente riconoscibili in quanto uomo e donna, cioè
entità umanamente della stessa specie Homo sapiens, ma differenziate in due tipologie di esistenza che sono il maschile e il femminile. La parte interessante è che in questo senso la biologia ci dice quello che ho citato inizialmente, cioè sessuati ma relazionali, perché solo dalla relazione tra un maschile e un femminile scaturisce il nuovo individuo, anche in vitro. E questo è interessante, come per dire che per pensare di poter prescindere dal biologico cozza immediatamente contro un'evidenza di realtà scientifica incontrovertibile. Sul fatto che biologico e psicologico ancora sono sessuati, anche su questo avremo tonnellate di cose da dire, ma non possiamo. Diciamo che ogni singola cellula del corpo, compresi quindi i neuroni, che sono, le ricordo, le cellule costitutive del cervello, che è questo organo, diciamo, principe che ci connota e da cui, diciamo, scaturisce lo psichismo, quello che noi chiamiamo lo psichismo, ecco, vorrei dire che comunque lo psichismo non è una specie di umore immesso dentro un hardware, non è un, come dire, un programma che viene fatto girare su un hardware, ma è proprio il risultato di che cosa? Della estensione, della interiorizzazione e della integrazione di che cosa? Della corporeità, che vi ricordo è sessuata dalla prima all'ultima cellula, nella vita psichica stessa. Quindi non c'è vita psichica che non sia generata da una, come dire, interfaccia sessuata e che quindi non potrà che essere sessuata. E vi ricordo che in questo senso i neuroscienziati oggi hanno assolutamente idee chiarissime sul fatto che il cervello maschile e il cervello femminile sono differenti, cioè sono proprio organizzati in maniera differente. Oggi è molto anche di moda parlare del cosiddetto concetto dei neuroni a specchio. I neuroni a specchio sono questa modalità di circuito per cui noi internalizziamo, senza neanche accorgerci, tutta una serie di modelli di comportamento, di verbalizzazione, di esperienza, potremmo dire proprio di vissuto, attraverso semplicemente il vedere attivato dall'empatia. Ora, è chiaro che in tutto questo, se la nostra identità sessuata è relazionale, ed è relazionale, questa relazionalità che addirittura si specchia o internalizza in una modalità a specchio di cui non siamo neanche tanto consapevoli, ciò che noi viviamo come esperienza, insomma, la dice lunga sul fatto che la famiglia cosiddetta naturale non potrà essere la stessa cosa di altre forme di aggregazione tra individui dello stesso sesso, tra un singolo o tra aggregazioni, diciamo, multiple. Salto tutta la parte psico qualcosa per dire soltanto che appunto è pazzesco che oggi dobbiamo andare a difendere Freud piuttosto che Melanie Klein, piuttosto che Donald Winnicott, piuttosto che Erickson, insomma tutti i grandi calibri da 90 che hanno fatto la storia della psicanalisi, della psicologia evolutiva, della psicoterapia e così via, per dire che cosa? Che è come se oggi volessimo buttare via tutto quello che in realtà abbiamo preso come esperienza, anche direi con fatica, e ci ha fatto apprezzare questa bellissima interrelazione tra il corporeo e lo psichico, sapendo che appunto lo psichico non è quest'umore che dicevamo prima, ma è esattamente l'espressione di questa internalizzazione dell'esperienza che facciamo attraverso il nostro corpo, che è corpo sessuato. Mi vorrei soffermare, ma non posso, dirò soltanto due parole rapidissime sul fatto che autori assolutamente laici, completamente aconfessionali se non controconfessionali come Lacan, hanno avuto parole veramente importanti per definire come la parola struttura e destruttura l'umano e la necessità per ogni essere umano di incontrare, oltre alla consapevolezza di essere vivo perché si desidera, quindi che il desiderio è motore dell'umano, ma che un motore di desiderio che non si misuri con l'esistenza del limite è un desiderio, diciamo, pazzoide, deflagrato, folle, destinato proprio alla follia. Quindi in questo senso vorrei solo ricordare ai, diciamo, neo-sessantottini di oggi, o anche forse agli autori che così divulgano Lacan, di non dimenticare il messaggio fondativo di Lacan che ci dice che la necessità del nome del padre, inteso come principio di conoscenza e di accettazione del limite, è diciamo, la barriera positiva che impedisce la deflagrazione nella nevrosi e nella psicosi, quindi in questo senso magari di fare un po' mente locale. Quindi dicevamo, se la triade relazionale fondante è padre, madre, figlio, è chiaro che il messaggio internalizzato, neurone a specchio, esperienza, blibli, bla bla, parola eccetera, detto e non detto, verbale e non verbale, sarà che cos'è la femminilità espressa dalla figura femminile, che cos'è la mascolinità espressa dalla figura maschile e chi sono io a questo punto, che sono dotato in realtà di una, come dire, dono ricevuto che è il sesso in cui sono nato e su cui dovrò fare i conti. Quindi se A e B sono differenti, potrà essere A più A uguale ad A più B o a B più B? È certo che no, ma sembra che oggi questa evidenza di semplicissima logica non si possa neanche nominare. Vorrei dire ancora che l'orientamento che abbiamo citato prima, l'orientamento sessuale, la direzione del desiderio,
La direzione del desiderio non coincide assolutamente con il comportamento sessuale. Perché? Perché vediamo appunto il riassunto di quello che ho cercato confusamente di dirvi in poche parole questa sera, e cioè la parte biologica, che è geni, ormoni, sessualizzazione cerebrale, l'esposizione agli ormoni pre e post natale, quindi prima e dopo la nascita, tutto questo fa la natura, il biologico, il temperamento, d'accordo? Poi abbiamo la relazione relazionale, la parte relazionale, che è la relazione con i genitori, la relazione con i coetanei, le esperienze che si fanno, compreso l'abuso sessuale, l'esposizione a traumi, traumi che sono uno sguardo non buono su di me, uno sguardo che mi colga non nella mia interezza di persona, magari come oggetto semplicemente erotico, no? Capita, questo è il vero abuso sessuale di cui dovremmo preoccuparci. Comunque tutto questo è, lo possiamo, diciamo, inscatolare, molto semplificando, in quella che possiamo definire ambiente o cultura. E quindi temperamento, il biologico, che vive in un ambiente, in una relazione, quindi immerso in una cultura, genera che cosa? La pulsione sessuale, che non è altro che l'adattamento, quello che accade di sentire sulla base di queste, diciamo, aspetti che si incontrano e che si, diciamo, alimentano vicendevolmente. Ma la pulsione non è la caratteristica nostra, perché noi siamo dotati, diciamo prima, dotati di capacità razionale. Quindi la nostra possibilità di gestire qualsiasi tipo di pulsione, e vorrei sottolineare in maniera non moralistica che dobbiamo avere il coraggio di riconoscere che l'essere umano può avere pulsioni che vanno in tutte le direzioni, in quelle più strane, in quelle più strane, non aver paura di questo, ma riconoscere la profonda dignità del fatto che qualunque sia la pulsione che uno eventualmente sente nasce dentro di sé, con quella può avere a che fare, nel senso che la può esaminare, la può valutare, può scegliere eticamente che cosa farne. E questa è la libertà e la volontà, e quindi il comportamento che ne deriverà, se è veramente umano, è un comportamento pulsionale filtrato da una razionalità e da un'emotività che valutano, fanno e scelgono, altrimenti non è più umano. Quindi in questo senso l'importanza della motivazione, quindi la scelta valoriale, quindi l'etica, che non è mai neutra. Quindi chi ci dice l'etica è neutra ci sta imbubolando, ci sta dicendo una grande bugia. L'etica non è mai neutra, perché è il frutto di una scelta che viene parametrata sulla base di valutazioni certamente personali, ma che non sono mai neutre e che si possono misurare o meno col principio di realtà, e questo fa la differenza. In genere, o la queer theory quindi nega invece che la realtà sia oggettivamente conoscibile e denuncia innanzitutto la dissoluzione del concetto di fisiologia e di norma, di patologia e di devianza, cioè questi confini non ci sono più, perché il criterio stesso binario di dire una cosa è o non è e la posso riconoscere come quella o non quella viene non riconosciuto. Quindi questa dissoluzione del concetto di norma e devianza è gravissimo, perché impedisce a questo punto qualsiasi tipo di confine. È una rivoluzione che si basa sulla decostruzione culturale e linguistica. Pensiamo prima, quando chiedeva a questo signore la parola, cosa significa queer? Chi può dirlo cosa significa queer? Esattamente, questioning, cioè mettiamolo in questione, nessuno può dirlo in realtà. E la scelta di prescindere dal biologico. Quindi abbiamo la completa, diciamo, dissoluzione, lo scorporare questi elementi biologici, psicologici e culturali. Si pretende che ognuno vada per la sua strada, diciamo. E quindi il gender rigetta sia l'unitarietà biopsicoculturale, che è l'esperienza, ribadisco, in cui tutti noi invece ci troviamo, il sistema binario, A, B, sono cose differenti, 1, 2, anzi 0, 1 potremmo dire, e la pregnanza del linguaggio. E ci dice il gender cose di questo tipo: i corpi non hanno sesso al di fuori dei discorsi che ne definiscono il sesso, i corpi, i loro processi, le loro parti non hanno alcun senso al di fuori dei modelli culturali e sociali che permettono di interpretarli. Insomma, ci dicono delle cose che sono veramente e francamente contrarie al buon senso, all'esperienza comune, eccetera. E allora uno dice, vabbè, ma perché ci devono interessare queste strane lucubrazioni mentali? Perché queste sono le lucubrazioni mentali soprattutto di alcuni accademici, e qui citerò semplicemente Judith Butler, che nel suo testo, diciamo, fondativo del gender, intitolato Undoing Gender, lei è una lesbica militante dichiarata, ma non è tanto il problema di essere o non essere, diciamo, o voler dire di appartenere a una certa tipologia di orientamento, è proprio questo strano concetto per cui in questo essere militanti dentro a un orientamento che viene considerato un'ontologia, si pretende proprio di stravolgere il mondo, al punto che lei dichiara: il compito della politica omosessuale internazionale riguarda niente meno che la riformulazione della realtà, la ricostituzione dell'umano, l'azzardo della domanda, cosa è vivibile e cosa non lo è. Quindi proprio una specie di pretesa quasi di diventare Dio di se stesso, cioè sono io che riformulo addirittura
ma non solo di me stesso, anche di tutta la realtà esterna, il che insomma è qualcosa che potremmo definire francamente vicino al delirante. Judith Butler dice anche che l'ermafroditismo è naturale, l'ermafroditismo invece, rimaniamo sul piano scientifico, è la coesistenza di ovaie e testicoli, una condizione rarissima che è tutt'altro che naturale, che il genere è performativo, vi ricordo la parola performativo indica questa specie di teatralità sostanzialmente, per cui performativo indica qualcosa che ripetendosi come atto genera una prassi e la prassi diventa quello che è. In realtà non è questo, perché il genere non è performativo. Maschio e femmina, io lo prendo un maschio e lo faccio ruotare nudo su un vassoio di quelli tipo per le salse e non è che faccia niente di performativo, e metto vicino una donna e la faccio girare, non c'è niente di performativo, sono differenti, li posso riconoscere come tali, come differenti, non è una performance, è un'evidenza, è un'autoevidenza direi. E il genere per Judith Butler è performativo, ma determina limitando, quindi quello che in realtà il genere non tollera è esattamente la percezione del limite, il limite che è invece l'esperienza, il limite dovrebbe essere l'esperienza che noi sperimentiamo come esseri umani. E quindi lei propone che cosa? Il travestitismo come modalità performativa e liberatoria. Il travestitismo non il travestitismo semplicemente fisico, no, dei vestiti, ma il travestitismo inteso come destrutturazione e decostruzione della parola, del sesso anche attraverso manipolazione del corpo, quindi ormoni, chirurgia, questo e quell'altro, il gioco di ruolo, un nuovo modo di porsi, stravolgere i codici comportamentali, esattamente come modalità, diciamo, in dinamismo, quindi undoing, è un gerundio, indica un genere che diciamo, un atto che continua a farsi e in divenire, per decostruire quello che secondo lei invece è la fissità del paradigma eterosessista. Vi ricordo che l'espressione paradigma eterosessista indica la pretesa che riconoscere nell'alterità uomo-donna e nella loro relazione non appunto un dato evidente di autoevidente di realtà, ma una sorta di arbitraria attribuzione di importanza a qualcosa che di importanza non ne ha. Qui dovrò citare il fatto che la teoria del genere ha fatto propria la teoria, diciamo, gramsciana della egemonia culturale e l'ha applicata in maniera molto, come dire, vivace e affermativa, attraverso però la mediazione del veicolo di due esperti della comunicazione invece pubblicitaria, che sono questi due autori che sostanzialmente hanno nel 1983 pubblicato questo libro After the Ball, in cui vengono esplicitati in maniera netta le modalità attraverso cui l'omosessualismo avrebbe vinto a livello mondiale, utilizzando metodologie di tipo pubblicitario, quindi basate sulla presa diretta di tipo affettivo, lo stemperamento dei messaggi più forti in modo tale da renderli più accettabili, la presentazione di un modello non legato alla realtà, quindi omosessuale è un maschio che ha relazioni e attrazione sessuale erotica, quindi vive una sessualità con un altro maschio, con tutto quello che questo compete se uno appena appena fa mente locale, e nello stesso modo la lesbismo sarebbe la stessa cosa trasposta. No, dimentichiamoci di questo, l'immagine da proporre, da veicolare, è quella di due uomini o di due donne che tenendosi per mano cucinano la torta nel forno di casa con le tendine a quadretini bianche e rosse. Questa è proprio la tipologia di esempio che viene fatta alle finestre, proprio per veicolare un modello che sia normalizzante, accattivante e così via. In questo senso l'altro autore molto importante da tenere presente in questo concetto di rivoluzione attuata attraverso la destrutturazione linguistica è quest'autore che ci propone il concetto di una lingua che non è la modalità tipicamente umana di comunicare, prerogativa esclusivamente umana, ma un autore che ci propone una visione della lingua come una etichetta violenta destinata a come dire, a subordinare l'altro, a opprimere l'altro, a dominare l'altro, che non è esattamente invece la modalità di comunicazione dell'essere umano. Quindi quello che accade è che il gender usa e utilizza estesamente una neolingua che in realtà è anestetizzante da una parte, no? Perché ci immerge in questo, una serie di paroline di buonismo, di immagini buone, di immagini accattivanti, eccetera, e d'altra parte colpevolizzante per chi non è d'accordo. E queste sono proprio tipologie di propaganda, diciamo, basata proprio su conoscenze psicologiche e sociologiche legate alla pubblicità, che appunto ci stanno condizionando come una vera e propria antilingua. Per cui, per esempio, la parola eterosessismo, quando dice sei affetto da paradigma eterosessista, mi spavento subito, dico caspita, sono razzista, quindi, perché la parola eterosessismo non è altro che una estrapolazione del concetto di razza-razzismo, per cui l'esistenza delle razze, se io la utilizzo in senso discriminatorio, diventa razzismo, e nello stesso modo l'evidenza del sesso, se
se uso in senso discriminante, quindi viene applicato il concetto estrapolato di razzismo al concetto di sesso per farlo diventare sessismo, immediatamente non posso essere eterosessista. E in questo senso sono tutte paroline nuove che però insomma stanno invadendo il campo sui giornali, nelle TV, nei videoclip dei ragazzi e così via. In realtà una cosa interessante da dire è che in Italia, secondo questa relazione che è stata pubblicata non più di 15 giorni fa, noi risultiamo come nazione, sulla base di questo survey internazionale, tra le prime 8 nazioni gay friendly, quindi da noi queste gravi problematiche di omofobia non ne abbiamo, e tuttavia sentiamo questo bombardamento e sentiremo questo bombardamento per cui ci viene detto che abbiamo bisogno assolutamente di una legge contro l'omofobia, perché appunto sembra che siamo invece un'emergenza. Allora la domanda è: esiste o non esiste una rete internazionale a sostegno di quella che io mi sono permesso di chiamare gendercrazia, quindi una oligarchia costituita da accademici ma anche da persone che hanno molto denaro, in grado di finanziare, e non si tratta di avere una visione lobbistica o dietrologica, è una realtà, cioè per fare certe cose, per arrivare a premere a livello di ONU piuttosto che di Parlamento europeo, piuttosto che di Parlamento americano e così via, per potersi ritrovare in gruppo in Indonesia a discutere dei principi di Yogyakarta, evidentemente ci devono essere dei soldini per finanziare, no? Ecco, diciamo che ci sono in realtà evidenze molto semplici, da Rockefeller in poi, diciamo così, che indicano come questa tipologia di idee, quindi un'idea accademicamente sviluppata da un gruppo ristretto di pensatori che in realtà sono omosessuali, sono lesbiche, sono radical chic, sono marxisti, materialisti, eccetera, ma non voglio dirlo con dispregio, prendo atto di quello che loro dichiarano di sé, si trova, e con il foraggiamento appunto mass mediatico capace di far rimbalzare in maniera molto efficace le loro pensate, si arriva ad avere in realtà una organizzazione internazionale che è per esempio in Europa l'ILGA, International Lesbian and Gay Association, che si attivata da tempo ormai a monitorare, organizzare e purare appunto tutto ciò che non è in asse con che cosa? Con l'agenda gender. Vorrei ricordarvi la vicenda di Buttiglione, che è di 10 anni fa. Buttiglione che venne mandato via e giudicato indegno di poter agire a livello parlamentare europeo, perché? Perché era considerato omofobo per aver detto che sì, secondo il suo credo religioso, effettivamente l'omosessualità è considerata un peccato. Non ha detto niente di tragico, cioè rispetto della persona, ma rispetto alla sua etica religiosa che lui liberamente avrebbe dovuto poter professare, venne invece cacciato via. Sulla base di che cosa? Di un dossier preparato molto, astutamente, molto puntualmente, immediatamente da Lilga, che vedeva in quella persona una presenza indesiderata rispetto a che cosa? A una presenza che era un voto, che era una parola, che era una testimonianza di idee che non erano in asse con l'agenda gender. Quindi le pretese del gender quasi sono? Sono queste, che la perversità polimorfa, freudiana, quindi questo deflagrare in tante tipologie di orientamento, sostituirà la sessualità eterosessuale, e vorrei sottolineare che la parola eterosessuale sarebbe già di per sé da rigettare, perché nessuno di noi è, come ci viene conculcato, eterosessuale, siamo uomini e donne, e la parola eterosessuale è una delle tante paroline neolingua, quindi gemellata e nata esattamente in accompagnamento al tema omosessualità, per dire che cosa? Per inventarsi un genere, l'eterosessuale, che in realtà è semplicemente l'uomo naturalmente attratto dalla donna e la donna naturalmente attratta dall'uomo, come per dire non c'è bisogno di avere una definizione eterosessuale, la sessualità già dice una separazione, una dicotomia, quindi essere sessuati porta in sé il messaggio che dentro a quella relazione, nella differenza, c'è qualcosa di importante e di fondativo, quindi l'essere etichettati come eterosessuali è già una violenza che ci viene imposta, d'accordo? Perché quello che noi siamo uomini e siamo donne. La censura di chi si oppone mediante accusa di discorso dell'odio è stata, una delle pensate più astute, ma non è poi così astuta, è quello che ha fatto qualsiasi dittatura quando voleva, silenziare il dissenso, no? Quindi il discorso dell'odio è una, accusa generica che si presta molto bene. Gli obiettivi immediati dei principi di Yogyakarta, i principi di Yogyakarta sono semplicemente queste pensate appunto questo ristretto gruppo di pensatori gendercratici che si sono trovati appunto in Indonesia, hanno detto che dobbiamo avere il diritto all'identità di genere, quindi a sentire quello che io sento di essere a prescindere dal biologico, il diritto ad vivere l'orientamento sessuale, non viene definito quale, quindi vi ricordo come ho detto prima qualsiasi orientamento sessuale, e il diritto alla fluidità dei generi, la dinamica della decostruzione, quindi per fare questa rivoluzione ce lo siamo già detto, vi ricordo appunto il principio gramsciano, ruolo egemonico, pressione nei luoghi dove si legifera,
attuazione e proposizione e approvazione di testi legislativi, atti giuridici e amministrativi in cui siano contenute le paroline chiave della neolingua, gendercrazia, non dice io sono gendercratico, ma dice omosessismo, omofobia, discorso dell'odio, tutte terminologie che una volta passate nei dispositivi, diciamo, legislativi, diventano in qualche modo vincolanti e quindi, opla, ecco il giochetto, quello che doveva essere la, diciamo, liberazione per tutti diventa invece imposizione attraverso che cosa? Esattamente il meccanismo legislativo. Quindi è molto interessante anche qui il cortocircuito, no? Si nega la regola, si pretende diciamo, la libertà per tutti, ma poi invece attraverso il meccanismo legislativo, che quindi è quello esattamente il meccanismo impositivo, si arriva ad avere una diciamo, obbligatorietà di intenti, di idee e di comportamenti per tutti. Vi ricordo che è attiva la rete Lanford, cioè il gruppo dei giuristi che si occupano di gender, è attivo da tempo, si chiama rete Lanford ed è molto forte e potente. Sulla strategia gender ci dirà tutto Luca Volontè, io qui ve la faccio solo così, tacchete a vedere, per dire che abbiamo avuto questa meravigliosa, diciamo, questo meraviglioso documento grazie all'intervento unilaterale di recepimento da parte della ex ministra per il lavoro con delega alle pari opportunità, signora Fornero, che ha appunto unilateralmente voluto recepire quello che era semplicemente una raccomandazione europea e ha fatto diventare appunto diciamo questo luogo, l'UNA, che sarebbe, diciamo, un ufficio deputato al contrasto delle discriminazioni razziali, il luogo principe per esercitare il controllo rispetto appunto ai temi della gendercrazia, al tema del gender, attraverso assi che sono assolutamente strategici, quindi educazione e istruzione, quindi la scuola, il lavoro, quindi il monitoraggio, i luoghi di lavoro, le pari opportunità, eccetera, eccetera, sicurezza e carceri, che non è tanto importante, gravissimo, comunicazione e media. E ci parlerà di questo diffusamente, abbiamo già avuto i primi frutti, quindi le linee guida per i giornalisti che, come in epoca fascista, sono stati dotati di un manuale di istruzioni su come si deve parlare di GBLT in maniera, come dice loro, informazione rispettosa delle persone GBLT, notate che, per esempio, e nel senso gli eterosessuali qua non ci stanno, quindi il rispetto per gli eterosessuali non è previsto, no? È previsto solo quello per questi. Educare alla diversità a scuola, hanno commissionato semplicemente la traduzione, io mi sentirei di dire, di materiale che proviene dalla Columbia University o dalla università londinese più avanzata rispetto ai temi del gender, di materiale deputato al reindottrinamento scolastico. In tutto quello noi siamo già immersi da tempo, in realtà, in una pressione che è quella che vi dicevo, pubblicitaria, studiata, di messaggi, per cui c'è una sovraesposizione a questo concetto di GBLT dappertutto, come se fosse proprio la realtà quotidiana in cui ciascuno di noi si confronta in ogni momento, e quindi questo genera adattamento, perché questo è il meccanismo, no? La sovraesposizione che genera adattamento e quindi sostanzialmente un innalzamento del livello di tolleranza per qualcosa che una volta non sarebbe stato considerato tollerabile. Hanno già citato, il dottor Fenizzi ha già citato, no? La felpa della Manif è stata censurata e considerata omofoba, in compenso ci sono felpe con ben altri contenuti simbolici di tipo sodomico che circolano tranquillamente a scuola, che circolano come astucci di aria e così via. Abbiamo tutta una serie di case editrici, cito per una la Stampatello, che appunto patrocinata da due editrici lesbiche, patrocina appunto testi come Qual è il segreto di papà, e Qual è il segreto di papà è che dopo essersi separato dalla mamma, la mamma si è riaccompagnata con un altro fidanzato, il papà si accompagna con un nuovo fidanzato, che bello e simpatico che è il nuovo fidanzato di papà, finalmente anche il papà è contento. Questo è il materiale, diciamo, che viene proposto per la scuola, oppure viene proposta, mamma, perché io ho due mamme, no? Spiegando che un signore gentile ci ha dato un semino molto gentilmente perché noi potessimo realizzare il nostro desiderio amoroso nei tuoi confronti, e così via. Quindi a questo punto la domandona potrebbe essere: legge su omofobia o gendercrazia, no? Perché? Perché vedete anche qua, l'omofobia è una oppressione, ciascun e ciascuna e ciascuno non ci sono più, c'è il simbolo indistinto per dire che o che uno voglia dire, e non è più lui o lei, è quel che si vuole. È liberi, non si sa, se tutti sono liberi. Il problema è che appunto la mia libertà dovrebbe prendersi la cura di capire dove si diciamo, va a incontrare o a toccare o a deflagrare con la libertà altrui.
Concludo per dire che la tolleranza verso l'approvazione sono concetti molto differenti, per cui la disapprovazione informata della ideologia di genere, del gender, non è lo stesso che omofobia e transfobia, e non è un discorso dell'odio, mi sentirei di dire che invece è amore per la realtà e per la ragione. E quindi quale possibile azione, come è stato detto prima, bisogna che proprio facciamo nostra una certa consapevolezza e in qualche modo anche una certa, diciamo, insomma, ripresa di dignità, perché appunto siamo dotati di ragione, siamo sessuati, siamo dotati di un sacco di cose, per cui forse è meglio che ci ridiciamo a vicenda che tutte queste cose ideologiche non le accettiamo. Grazie.